Allora, questi oggetti qua secondo me li conoscete di sicuro. Questo ho fatto una recensione entusiasta poco tempo fa e ti lascio il link qui sopra. Di questo non ne ho parlato, ma c'è comunque piena la rete. Perché ve li sto mostrando? Perché mi hanno mandato le versioni aggiornate. Venite con me. E hop, eccoli qua, i nuovi prodotti. Quelli che loro mi hanno spacciato per aggiornamenti. Quindi dovrebbero avere delle migliorie, ma ragazzi, nulla è scontato. Quindi lo guardiamo insieme. Allora, partiamo da questo. Che cosa è di base? È semplicemente un supporto per utilizzare un trapano a filo, a batteria o un avvitatore e riuscire a fare dei fori perpendicolari al piano. La funzionalità di base è la stessa, non è cambiata. Però cosa è cambiato? E si vede anche a occhio nudo che questo ha delle prolunghe in metallo, mentre questo no, ma dal canto suo ha un pressore. Parliamo di lui. Queste aste in metallo e questi riscontri, che sono regolabili, vi servono per poter fare dei fori ripetuti sul piano di lavoro. Che altre possibilità aveva? Beh, allora, qui al centro c'è una scanalatura che vi permette di forare dei tondini e la parte in alto può essere girata di 180 gradi per poter lavorare senza avere l'ingombro della piastra di appoggio. L'attacco qua in cima è esagonale, quindi si può adattare a qualsiasi avvitatore noi abbiamo, e poi vi danno delle prolunghe, perché non è soltanto questa l'escursione possibile, ma ovviamente potendosi muovere sia sull'asse X che asse Y possiamo anche allontanarci e regolare perfettamente il punto su cui andiamo a lavorare. Un'altra possibilità che avete è quella di montare questi due pernetti al di sotto della base, che vi serviranno per trovare automaticamente il centro, ad esempio, di un travetto da forare. Tutto bellissimo ed è tutto quello che ho sentito dire in giro nelle recensioni. Però, secondo me, andrebbero usate queste cose per capire dove sono i limiti. E veniamo a lui. Allora, la prima cosa che salta all'occhio, come abbiamo detto, è il fatto che non ci sono queste barre, quindi poter andare a fare dei fori ripetuti a una distanza determinata, questo non si può più fare. La scanalatura al centro per forare un tondino non è cambiata, è assolutamente la stessa, e c'è la possibilità di montare due pernetti al di sotto per trovare il centro di un trave. Anche qui abbiamo una sola molla e lo stop per bloccare l'affondamento. Fine, le cose uguali sono finite. Partiamo dal mandrino, in metallo esattamente come l'altro, ma la qualità è nettamente superiore e soprattutto è a serraggio rapido, quindi fine di queste chiavette. Cosa importantissima che non ho sentito dire da nessuno: questo, quando si muove verso il basso, non ha nessun fermo fra le due barre, e infatti cosa succede? Che oscilla. Quindi il fatto che voi andiate effettivamente a bucare perfettamente perpendicolare al tavolo è semplicemente merito delle vostre mani da chirurgo. E infatti qua sopra cosa hanno fatto? Hanno messo una barra di giunzione. In questo modo hanno eliminato completamente il gioco, non c'è un decimo di millimetro di gioco. Qui, quando andate giù dritti come un fuso. Il perché abbiano tolto queste barre laterali, infatti bastava fare dei fori qua lateralmente, sinceramente non lo so, però le hanno tolte e hanno aggiunto questo. A cosa serve? Questo, montato al di sotto, fa diventare questo oggetto qui sostanzialmente una dima per andare a forare le nostre ante e montare delle cerniere a scodellino. Per capirci, una cosa che conoscete sicuramente, fa lo stesso lavoro di questo oggetto qua. Ci sono varie misure in cui inserire i fermi per mettersi in battuta l'anta. Vi ricordo, la misura standard è 4 mm, non andate a cercare cose incredibili, a meno che non siano scritte nel foglio di istruzioni delle vostre scodellino. E una volta in battuta possiamo andare a forare. Altra cosa intelligente che hanno fatto: guardate il foro che c'era qui e guardate questo. Qui, ovviamente, essendo dedicato a delle cerniere a scodellino, vi dà la possibilità di usare Fosner molto più grandi, che in questo caso non sarebbe possibile utilizzare. Certo, potremmo girare questo di 180 gradi, ma non sempre è così comodo. E soprattutto non abbiamo un pressore che ci blocca tutto questo supporto sull'anta del mobile che stiamo lavorando. Parliamo di prezzi. Allora, questo costa adesso sui 70 euro, questo costa sui 65, e secondo me prima o poi Banggood smetterà di collaborare con me. Ragazzi, è la verità, perché su tutto quello che mi mandano trovo sempre qualche difetto, qualcosa che non va. Così sembra un po' un vorrei ma non posso, aver fatto 30 e non 31. Se avessero fatto questo oggetto qui con i fori laterali per le barre e mi avessero dato la possibilità di inclinarlo da un lato e dall'altro per fori che non sono perpendicolari ma sono inclinati rispetto al piano, farebbe gola anche a me. E vi dico la verità, glieli darei quei soldi e me lo porterei a casa, perché, come detto, delle volte ci vuole un po' di precisione e soprattutto vi velocizza anche il lavoro. Quindi ora chiamo Banggood e glielo dico.
E veniamo al secondo prodotto che so interessare a parecchi. Ragazzi, io non lo so quante guide goniometriche ho recensito e utilizzato negli anni. Credo di essere intorno alla decina, fra prodotte e autocostruite. Allora, come vi dicevo, questa è quella che utilizzo io adesso e trovate la recensione qui sopra nelle schede. Certo, è molto costosa, ma è ben fatta sia a livello di materiali che come caratteristiche. Andatevi a vedere il video. Quindi cosa può aggiungere quest'altra guida che vediamo qui a fianco? Beh, ora ve lo racconto. Ambedue hanno uno sfilo laterale e tutte e due arrivano ad avere una battuta di circa un metro. Ambedue montano qui sopra una regolazione micrometrica. Può essere utile? Beh, vi dico la verità, io lo uso spesso perché mi fido molto di più di una rotella che non a dare qualche bottarella con la mano. Se si vuole essere precisi lo si può fare, altrimenti si dà due martellate e va bene uguale. Tutte e due ovviamente montano qui alla base una guida per T-Track da 30 mm e tutte e due, andando ad agire su queste viti, azzerano praticamente il gioco sulla T-Track. Io lo dico ogni volta, ma tant'è, qualcuno mi scrive sempre, io non conosco tutti i banchi in produzione, dovete misurare la vostra T-Track sul banco, se è da 30 mm è compatibile, se non è compatibile avete solo due strade, la prima è non comprare questi oggetti, la seconda è autocostruirvi questa parte, non mettiamo limiti alla provvidenza. Arriviamo alle differenze. Allora, la guida vera e propria, cioè la parte che sta sotto, non la battuta, è leggermente diversa. Questa qui nuova è più imponente, è più grande. La manopola per andare a ruotare la nostra battuta è più grande, più agevole per quello che mi riguarda. Inoltre hanno montato due belle manopolone qua dietro zigrinate per facilitarci lo spostamento della battuta, cosa che in questa non c'era. Infatti c'erano due viti che io ho sostituito mettendone due utilizzabili con un cacciavite, che comunque è scomodo perché se devo spostare la battuta io devo andare a prendere un altro attrezzo, mentre qui non serve assolutamente nulla. Non servirebbe se noi abbiamo dei banchi come si deve, ma applauso al fatto che in questa nuova è possibile andare a regolare dei dadi in controspinta per riuscire a regolare, se non lo fosse, la squadratura tra la battuta e il piano di lavoro del nostro banco. Vale sempre la regola che se non puoi fare una cosa precisa, falla almeno regolabile. In questo caso si riferisce al nostro banco. Sullo stop della rotazione della nostra battuta, in verità abbiamo fatto un passo indietro, siamo tornati a qualche guida fa, quando semplicemente stringendo o allentando la manopola si andava a bloccare appunto l'angolo di rotazione. Mentre in questa c'è un ulteriore blocco rapido per poter andare a muovere la nostra battuta e poi però si deve andare comunque a stringere. In questo caso trovo molto più semplice questa, perché comunque se tanto poi devo stringere e allentare, allora tanto vale che mi fai una cosa ben fatta come questa e mi dai un solo punto di regolazione. Una cosa che non vi ho detto è il fatto che la barra che va a inserirsi nelle T-Track è decisamente più lunga in questa versione che in questa. Direi un buon 10 cm in più. Questo non è male, anche se a dirla tutta il limite è sui nostri banchi, perché oltre una certa distanza noi non riusciremo mai a caricare una tavola molto larga. Per quello ci vuole la classica slitta oppure un carro a squadrare. Settaggio della guida micrometrica. In questo caso hanno fatto diverso, per cui non andiamo a muovere l'indicatore e metterlo sullo zero, ma una volta posizionati a qualche millimetro dalla lama andiamo a muovere tutto il righello. Questo righello è tenuto pressato in posizione da delle molle e lo abbiamo già visto in qualche video fa. Non mi aveva entusiasmato. Certo, preferisco comunque una vite come in questo che va a bloccare il righello, ma se devo dirla tutta è una cosa non fatta male. Ok? Avrei messo quella vite in più. Il funzionamento del blocco è identico all'altro, andiamo quindi a fissarlo con questa rotella qua superiore e poi c'è quest'altra rotella che ci permette di muoverci appunto in modo millesimale. Come per la vecchia versione, ricordatevi che per utilizzare la riga millimetrata sullo sfilo andremo a posizionare tutto il blocco sulla parte che andrà a muoversi e qui c'è una piccola finestra con il settaggio da fare soltanto la prima volta quando siamo appunto in fase di setup per andare a posizionare la distanza corretta. Anche qui sotto c'è una riga millimetrata che è raggiungibile, fanno proprio vedere nelle istruzioni, con una piccola brugola. Piccolo inciso anche sull'indicatore che hanno scelto di montare, qui è molto più piccolo, molto più stretto
e molto più visibile, per assurdo, che non quello che avevano montato di qua. Questo di qua è molto più bello a vedersi, ma vi porta al famoso errore di parallasse molto molto di più che non questo. Infine arriviamo alle due cose che proprio la differenziano totalmente dalla vecchia versione. La prima è una cosa che sinceramente io non credo che utilizzerò mai, e penso neanche il 90% degli hobbisti, perché più o meno tutti abbiamo gli stessi banchi, però può tornare utile. Sto parlando del fatto che questa guida è completamente reversibile sulla parte destra. Adesso noi lavoriamo alla sinistra della lama, ma smontando tutto quanto e rimontandolo dall'altra parte, compresa la guida goniometrica, otteniamo esattamente la stessa guida speculare. Quindi avremo lo sfilo sulla destra e la possibilità comunque di utilizzare la guida micrometrica. L'altra grande caratteristica, grande perché secondo me è veramente intelligente, che hanno aggiunto su questa versione è il fatto che questa parte rossa può essere rimossa. Perché è una cosa intelligente? Perché noi possiamo andare a fare tagli fino a 45 gradi utilizzando comunque la battuta su gran parte del pezzo, o meglio su tutto il pezzo che andremo a tagliare. Che cos'ha questa battuta che questa non ha? Esattamente questo pezzettino. Andate a vedere il video, ve lo ripeto perché ne l'ho spiegato per bene, ma sostanzialmente questo pezzo in più ci dà una sicurezza maggiore nella battuta dello stop e inoltre ci permette di fare anche delle scanalature avendo due misure a nostra disposizione. Parliamo di prezzi. Allora, questa al momento in cui sto registrando è intorno ai 230 euro, la combo guida goniometrica più battuta, mentre da questa parte abbiamo un costo di circa 215 euro, quindi praticamente costano la stessa cosa. Quale sceglierei se oggi dovessi comprare una guida goniometrica? Onestamente ragazzi non ve lo so dire. Più che un upgrade penso che sia una versione alternativa di un'ottima guida, quindi valutate le caratteristiche di una e dell'altra tenendo conto che sono due prodotti di fascia alta. Quello che consiglio solitamente a tutti è, se non vi serve la battuta con queste caratteristiche e le regolazioni micrometriche, di prendere unicamente il goniometro e poi mettere semplicemente una tavola di legno sul fronte. Ma se volete la combo perfetta, qualsiasi scelta diciamo che vi fa cadere in piedi, quindi non mi sento di dare la palma del vincitore a una o all'altra. Volendo però tirare le fila con un super riassunto, 1, 2, 3 promossi. Questo, meno male che la vecchia versione piano piano andrà a sparire, perché ha dei difetti che secondo me lo rendono, non dico inutilizzabile, ma spendere quei soldi non avrebbe un gran senso. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!